Ciao a tutti e benvenuti. Questo video fa parte di una serie, la serie di tutorial su DaVinci Resolve. Trovate il link a tutta la playlist nella descrizione di questo video. L'idea di questa playlist è quella di rendere un utente che non ha mai visto questo software in grado di realizzare un editing video di livello medio professionale. Dunque iniziamo. Andiamo ad aprire DaVinci Resolve. Come prima cosa andiamo ad aprire un nuovo progetto, premiamo su New Project e andiamo a inserire il titolo, nel mio caso Tutorial 1. Questa è la schermata che ci si presenta e come prima cosa dobbiamo andare ad importare i nostri video, dunque spostiamoci sulla scheda in basso a sinistra del programma e a questo punto abbiamo due opzioni. La prima opzione è quella di navigare dal nostro hard disk, muovendoci all'interno di queste cartelle, fino ad andare a raggiungere quelli che sono i nostri clip e andarli a trascinare qua in basso. La seconda opzione invece è quella di aprire il Finder, andare a trovare qui i clip che ci interessano ed andarli a trascinare direttamente qua in basso. Dunque tutto ciò che andremo a mettere in questa sezione sarà possibile utilizzarlo per andare a realizzare il nostro video. Andiamo dunque ad importare alcuni video, giusto per avere del materiale da utilizzare. Direi che 5 clip sono abbastanza per cominciare, dunque possiamo spostarci nella seconda sezione, ovvero nella sezione dell'editing. Come vedete in alto a sinistra abbiamo tutti i nostri 5 video, possiamo andare adesso ad importarli nella nostra timeline, vediamo che cosa succede. Automaticamente se il vostro video ha l'audio verranno create due sezioni, ovvero V1 e A1. V1 sta per video 1, mentre A1 sta per audio 1. Di default la traccia audio e la traccia video del vostro clip saranno linkati, ovvero collegati. Ogni volta che io dunque vado a selezionare uno dei due mi vengono selezionati entrambi e se dunque io sposto a destra o a sinistra verrà spostato sia il video che l'audio. Dunque se vogliamo andare ad impedire questo comportamento in modo tale da spaccare tra virgolette l'audio e il video, basta premere col tasto destro e andare a premere sul link clips. Automaticamente, come vedete, il simbolo della catena viene tolto sia dal video che dall'audio e se ora andiamo a selezionare il video possiamo andarlo a spostare singolarmente rispetto all'audio. La stessa cosa ovviamente anche se spostiamo l'audio. Se vogliamo andarli a linkare un'altra volta, tasto destro, link clips. È davvero molto semplice. Andiamo adesso a vedere l'operazione più semplice, ma più importante per il video editing, ovvero i tagli. Spostiamo ad esempio in questo punto il nostro cursore e andiamo a selezionare il clip che vogliamo andare a tagliare. A questo punto possiamo premere su Command B per andare a effettuare un taglio. Ctrl B ovviamente se siete su Windows. Automaticamente il video verrà separato in due blocchi. Possiamo quindi andare a prendere questa parte di video e spostarla e possiamo agire separatamente anche su questa. Andiamo adesso ad eliminare questa parte di clip perché non ci serve più. Andiamo a selezionarla e abbiamo due opzioni. O premiamo Command X sulla tastiera per andare ad eliminare appunto questo clip oppure premiamo tasto destro e premiamo Cut. A questo punto, come vedete, il video è sparito dalla timeline. Andiamo a prendere ad esempio quest'altro clip e andiamo ad importarlo nella timeline. Dunque si passa da questo video a questo video. Non è un granché come taglio, ma serve soltanto a spiegare il concetto. Abbiamo dunque visto come andare a dividere clip, come andare ad eliminarli e come andare a scorporare l'audio dal video. Andiamo adesso a vedere come inserire delle transizioni tra tutti i nostri elementi che abbiamo sulla timeline. Andiamo dunque a premere su FX Library e all'interno, come vedete, abbiamo diversi strumenti, Audio Transition e Video Transition. Dunque ci spostiamo in giù e queste sono tutte le transizioni che possiamo andare a utilizzare e come vedete sono divise per categoria. Quelle più classiche si trovano sotto la categoria Dissolve. Andiamo ad utilizzare la transizione Cross Dissolve che è una delle più utilizzate. Dunque andiamo a premerla e la trasciniamo sul secondo clip. Come vedete verrà posizionata automaticamente in testa. Se dunque andiamo a spostare il cursore su questo punto vedremo che la transizione effettivamente è stata impostata. Si passa da un video all'altro con una transizione di tipo Cross Dissolve. Proviamo adesso ad eliminare questa transizione. Premiamo dunque su questo quadratino che si è venuto a creare, premiamo col tasto destro e premiamo su Delete. Come vedete la transizione viene eliminata. Andiamo a questo punto a impostare un'altra, ad esempio la transizione di tipo Iris Cross Iris. Dunque andiamo a spostarla sempre sul secondo clip, ci spostiamo all'inizio e premiamo su Play. Come vedete questa è la transizione Cross Iris. Dopo aver visto le transizioni ovviamente arrivano gli effetti. Dunque qua nella sezione a sinistra troviamo la categoria OpenFX. All'interno abbiamo davvero tantissimi effetti che possiamo andare ad applicare al nostro video. Proviamo ad esempio il Gaussian Blur. Dunque andiamo a trascinarlo su uno dei video, ad esempio sul secondo, e automaticamente l'effetto verrà applicato. Dunque spostiamo il nostro cursore per andare a vedere
qual è questo effetto e come vedete abbiamo applicata una sfumatura, esattamente come da nome dell'effetto. Nel 99% dei casi quando andiamo ad applicare un filtro, automaticamente il risultato che otteniamo non è quello che ci aspettiamo, dunque vogliamo andare a regolarla un attimo, vogliamo andare magari a cambiarne l'intensità. Dunque che cosa facciamo? Proviamo sul clip al quale abbiamo applicato il nostro filtro e dopodiché andiamo nella sezione Inspector. A questo punto, come vedete, abbiamo la sezione video e la sezione OpenFX. Ovviamente il nostro effetto è di tipo OpenFX, dunque ci spostiamo su questa sezione. Come vedete, all'interno abbiamo l'effetto Gaussian Blur che abbiamo appena applicato. Possiamo andarlo a disattivare oppure ad attivare. E come vedete qua sotto abbiamo tutte le impostazioni relative a questo effetto. Possiamo ad esempio andare a modificarne l'intensità, andando a spostarci a destra per andare ad aumentare l'intensità dell'effetto, oppure spostandoci verso sinistra per andare invece a diminuire l'intensità dell'effetto. Dunque sta tutto quanto alla nostra creatività. Possiamo ovviamente andare ad applicare più effetti allo stesso clip, dunque andiamo ad esempio a prendere l'effetto Zoom Blur e andiamo a trascinarlo sul nostro clip. Come vedete sotto l'effetto di prima abbiamo l'effetto che abbiamo appena importato e se andiamo a premerci due volte possiamo vedere tutte le sue impostazioni, dove possiamo andare ancora una volta ad aumentarne l'intensità, a modificarne la posizione, insomma possiamo andare davvero a fare un sacco di cose. Dunque in questo video abbiamo visto come andare a separare l'audio dal video, abbiamo visto come andare a separare i clip andando a premere Command B da tastiera, dopodiché abbiamo visto anche le transizioni che si impostano tra i vari clip in modo tale da rendere più fluido il passaggio dal primo al secondo. Infine abbiamo visto gli effetti, che si ottengono semplicemente andando a trascinare il nome dell'effetto sul clip e andando poi dopo nella sezione Inspector a regolarne le impostazioni. Dunque spero che questo primo tutorial vi sia stato in qualche modo utile. Se è stato così, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per altri video come questo e molto altro. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!